Allora, mister, la prima domanda che le viene rivolta dai giornalisti è la seguente. A bordo campo è parso più agitato del solito, almeno così sembrava dalla tribuna stampa. C'è qualcosa in particolare che non le è piaciuto della prestazione della squadra? Agitato perché dopo una partita del genere, dopo una grande prestazione da parte dei miei, sì, commettendo qualche errore negli ultimi metri, vai a casa con 0 punti. Ci sono state diverse potenziali palle gol, ma è mancata la precisione. Come si può migliorare questa situazione sotto bordo? Lavoreremo su questo perché tutto si può migliorare, tutto è migliorabile e oggi per atteggiamento, per voglia di fare, i ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una prestazione di altissimo livello e chiaramente commettendo qualche errore, abbiamo commesso qualche errore, ma da prossima settimana ritorneremo a lavorare cercando di migliorare queste cose. Dopo lo svantaggio, si è avuta la sensazione che la Cremonese abbia perso un po' le misure, le è parso dal campo? Sì, dopo il gol abbiamo perso un po' le misure, poi c'è stato un momento in cui siamo rimasti in 10, la palla non usciva, ci sono state delle situazioni non chiare, avevamo perso le distanze e poi con i cambi c'è stato ancora il rush finale in cui io, insomma, la squadra avrebbe assolutamente meritato il pareggio. Ha avuto modo di verificare le condizioni di Strizzolo? Ma non lo so, credo, spero non sia nulla di grave. L'ultima domanda è riferita a Terranova. Negli ultimi giorni Terranova è stata al centro di voci di mercato e questo è il motivo della sua esclusione di questa sera? Ma faccio le scelte tecniche tenendo conto di tante situazioni.